Ed eccoci di nuovo insieme, il cartello di apertura ci ricorda che è un nuovo appuntamento con Informaci e a tal proposito avete anche una mail a vostra disposizione, info@acicomo.it. Ma passiamo subito agli ospiti che sono con me questa sera. Ritrovo in studio il direttore di Acicomo, Roberto Conforti. Ben ritrovato, Roberto. Grazie a voi per l'invito. E abbiamo come sempre anche un altro ospite che invece è in collegamento, in finestra di nuovo con noi, Biagio Pedalà. Buonasera e grazie. Buonasera, grazie a voi. Con questi ospiti questa sera voglio partire con la nostra chiacchierata da un titolo, cioè un articolo che dice esami di guida, rischio, caos. Direttore, che succede? Beh, ormai ne parliamo da tanto tempo. Diciamo che uno dei tanti effetti del Covid è stato quello di aver allungato i tempi per il conseguimento della patente. Questo è un articolo che è uscito in questo mese su Quattro Ruote, dove per una problematica che poi spiegherà meglio Pedalà, c'è il rischio di un ulteriore aumento dei tempi per conseguire la patente. E la cosa che diciamo ha attirato più l'attenzione è che Como è questa volta tra le peggiori d'Italia. Ah! Si arriva a più 60 giorni, cioè ormai da quando la persona ottiene il foglio rosso, quindi ha superato l'esame di teoria, siamo a 150 giorni in media poi per fare l'esame di guida. Quindi un tempo lunghissimo. Un tempo lunghissimo. E c'è questa sentenza del TAR che potrebbe creare ulteriori problemi. E quindi diciamo che è un argomento insomma scottante, assolutamente anche problematico. Allora, Roberto, se è d'accordo, andiamo a sentire anche Pedalà in quanto titolare appunto dell'autoscuola Pedalà, che sta assolutamente sul pezzo. Biagio, quindi mi rivolgo a lei. Questo articolo, come ha detto appunto anche il direttore di Acicomo, mette ovviamente un focus su questi tempi così dilatati e così lunghi. Che cosa vuole commentare in merito? Io posso dire che il caos non è a rischio, nel caos ci siamo già da un po', ormai è qualche anno che noi siamo intorno, oltre comunque ai 200 giorni. Nella tabella che viene riportata, e si parla di più 60, è perché ai 150 giorni di media che eravamo riusciti a raggiungere con l'aiuto di alcuni esaminatori esterni negli ultimi mesi, adesso abbiamo aggiunto ancora 60 giorni, per cui i giorni in questo momento sono 210. Noi stiamo facendo gli esami ai ragazzi che hanno superato l'esame di teoria nel mese di agosto-settembre del 2021, quindi siamo oltre i 7 mesi. Purtroppo negli ultimi tempi c'è stato un incremento di esami, non siamo riusciti ad azzerare la situazione e questa nuova sentenza che escluderebbe, da noi vengono diversi esaminatori dalla Spezia, dalla Liguria, arrivano anche da Sondrio, arrivano da Lecco, perché il personale a Como e ai minimi termini, capisce bene che se viene a mancare questo supporto, noi praticamente possiamo chiudere. Ecco. Diciamo che si lavora già male, ma la situazione diventerebbe ingestibile. Quindi davvero un problema dopo l'altro. Quindi i giorni sono ancora di più di quelli che ha citato poco fa e, come dice Pedalà, il caos ormai si sta consolidando, sta diventando un'abitudine. E aggiungo una cosa, nel senso che per venire incontro a queste esigenze c'era stata la proroga della validità del foglio rosa, certo, da 6 mesi a 1 anno. Adesso non c'è più la proroga, quindi c'è un ulteriore problema per le autoscuole di riuscire a stare nei termini ed evitare di far pagare una cifra aggiuntiva o rifar fare l'esame al ragazzo perché è andato fuori dei termini. Quindi davvero una situazione molto complicata, ma in questa chiacchierata che insomma non ci sta dando buone notizie, abbiamo invece una nota fortunatamente positiva, è vero Roberto? Di cosa si tratta? Sì, noi da diversi anni nelle autoscuole ACI c'è l'uso del simulatore di guida. Adesso è stato
dal prossimo mese, quindi c'è la consegna in questi giorni, c'è un nuovo simulatore più, diciamo, adatto all'evoluzione che si è avuto, ma che supporta i ragazzi nel conseguimento della patente. Non è un gioco, non è un videogame, non è la PlayStation, per capirci. È un modo che usa l'istruttore per poter spiegare determinati aspetti al ragazzo con delle simulazioni che ormai siamo alla realtà virtuale, quindi molto aderente alla realtà. Vediamo anche qui delle immagini che, ecco, addirittura con questa... Non è un gioco. Non è un gioco, infatti, perché vedete, può sembrare, ma non vedete, lo è. C'è un istruttore dove si spiegano determinate cose e poi si vede il comportamento dell'alunno. È un modo anche per risparmiare. Perché noi cerchiamo, in questo, sappiamo le difficoltà che hanno le famiglie, l'aumento di tutto ormai, ma l'aumento anche del costo del carburante per le autoscuole. Quindi certo, è una situazione in cui tutti cerchiamo di dare il contributo per limitare le spese ai ragazzi e alle famiglie. Naturalmente, queste immagini quindi ci stanno facendo immaginare una sorta appunto di simulazione, ma vediamo se è possibile appunto ritornare anche in finestra per sentire il vivo commento di chi è sul campo anche in questa sperimentazione, ovvero Biagio Pedalà, che appunto può sicuramente dirci la sua anche su questo aspetto della faccenda. Probabilmente dobbiamo comunque concludere tutto, eccolo qua. Biagio, che dice? Abbiamo sentito note negative, ma almeno questo aspetto può essere d'aiuto. Che ne pensa? Questa è un'ottima iniziativa da parte dell'ACI qui in Ready to Go. Noi nelle due autoscuole i simulatori Ready to Go ce l'abbiamo e servono moltissimo per poter tenere allenati i ragazzi senza spendere altri soldi per perpetuare nella guida in macchina su strada. I ragazzi quindi iniziano col simulatore e poi possono di tanto in tanto, a costo zero, continuare gli allenamenti. E quindi è un'iniziativa che va incontro ai candidati e spero risolva i nostri problemi e le tante lamentele che abbiamo per i tempi lunghi. Si fa quel che si può. Naturalmente sì, tra l'altro problema dopo problema Conforti accendeva un focus anche sul carburante, che sentiamo bene di questi giorni ha un incremento di costo e non sappiamo insomma dove finirà, dove andrà a parare questa faccenda, quindi davvero voi siete molto sotto pressione, da qualsiasi lato la si voglia guardare voi incontrate una problematica. Che ne dice? Certamente sì, oltretutto le famiglie, visti i tempi grigi che si prospettano, tenderebbero a voler stare abbottonate con la preparazione. È chiaro però che si può arrivare fino a un certo punto, anche il modo nostro di lavorare, preparare i ragazzi e poi aspettare 7-8 mesi per fare gli esami è veramente nocivo, non riusciamo a lavorare come si lavorava a Como fino a qualche anno fa. Speriamo che questa situazione possa normalizzarsi, soprattutto per quanto riguarda gli esami. Noi ce la mettiamo tutta nel andare incontro alle famiglie per preparare possibilmente bene i ragazzi e non avere delle bocciature, che in questi casi si rischia di avere, in quanto anche i ragazzi della casa purtroppo cominciano ad avere dei vizi che non riusciamo poi più a correggere prima di fargli fare l'esame. Ecco, mi interessava, naturalmente abbiamo visto la vostra, ascoltato la vostra campana come autoscuola, naturalmente lo scontento, la preoccupazione delle famiglie, ma i giovani, coloro che appunto vorrebbero poi riuscire a portare a termine questo percorso, conseguire, superare l'esame e avere la patente, da parte loro c'è comunque uno sconforto, uno scontento, come la prendono questa situazione? Oppure insomma hanno pazienza? Qual è il loro modo di vedere la questione? Sì, diciamo pure che molti hanno pazienza. A volte ci ritroviamo con dei genitori che sono stanchi di dover scorazzare i ragazzi da una parte all'altra, certo, che insistono fin troppo o cercano di accorciare i tempi insistendo sulle loro necessità. Noi però dobbiamo, per rispetto di tutti i clienti, avere un ordine di esame che rispetta l'ordine cronologico dell'esame di teoria, quindi non sempre
possiamo essere a loro disposizione. E questo è spiacevole perché a volte si può lavorare bene e poi il cliente si lamenta lo stesso per i tempi troppo lunghi. Certo, Purtroppo non possiamo farci purtroppo è così, non c'è via di soluzione. Roberto, battuta conclusiva nell'ultimo minuto prima dei saluti. Quindi in questo quadro un po' No, complicato. volevo precisare che non è una critica alla motorizzazione, No, perché certo. loro stanno facendo i salti mortali, hanno un personale che nel tempo si è ridotto, non ci sono stati i concorsi, le assunzioni e quindi hanno dovuto gestire una situazione critica come tanta pubblica amministrazione, quindi riduzione di risorse e necessità di servizi sempre maggiori. Quindi è tutto il sistema che è in Ne difficoltà. risente, Che ne risente, certo. che è in difficoltà, quindi assolutamente non è un problema della motorizzazione, anzi, hanno cercato di trovare una soluzione, arriva una sentenza del TAR e blocca questa soluzione. Quindi le soluzioni le stanno cercando, poi ci sono sempre, come in Italia, un TAR che ti dà torto e quindi devi rifare il tutto. Sull'ultimo punto che diceva Pedalà, sono le famiglie che protestano, perché i ragazzi oggi non è più come quando abbiamo preso noi la patente, che ci scrivevamo un mese prima per poter fare l'esame il giorno dopo il È vero. compleanno. Oggi i ragazzi si muovono in maniera diversa, più con altri mezzi, quindi loro sì, ma è forse più una spinta dei genitori a togliersi il problema, Ad come dice. arrivare al risultato. Va bene, su questa ultima considerazione io saluto e ringrazio Roberto Conforti e Biagio Pedalà per essere stati con me ancora una volta. Buon lavoro davvero a tutti quanti. Ci rivedremo Grazie. alla prossima. Grazie a tutti voi. Vi ricordo, prima di chiudere la nostra mail, continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Io tornerò con voi domani e tra poco invece la linea ai colleghi dell'informazione.